Vicenza in scena, realtà e visione nelle vedute di Cristoforo Dall'Acqua, incisore acquafortista. Dall'Acqua ci presenta una città di metà Settecento bellissima tra realtà e immaginazione. La Biblioteca Bertoliana, in continuità con il tema della polis alla quale è dedicato la 15ª edizione del Festival Biblico, ha organizzato una mostra dedicata alla trasformazione urbana e architettonica della città di Vicenza attraverso le vedute di Vicenza incise da Cristoforo Dall'Acqua a metà del Settecento. Incise come dei souvenir per i viaggiatori del Grand Tour in visita alla città berica. Dall'Acqua è l'artista che con la sua interpretazione prospettica della città cambia il modo di rappresentare Vicenza. Nel secolo in cui la ripresa dell'attività edilizia veicola il nascente potere borghese, le vedute di Dall'Acqua sono la ripresa del rinnovato interesse per lo sviluppo della città, soprattutto valorizzando quel reticolo connettivo urbano che si era formato ad opera dei nuovi architetti attivi in città come Muttoni, Massari e Arnaldi, che andavano a modificare, a riqualificare la facies della città, unendo senza traumi l'aspetto signorile, nobile, con l'aspetto borghese. Dall'Acqua non dimentica però temi poveri, infatti mette in mostra l'ospedale di Sant'Antonio Abate, come riprende il polo industriale di San Biagio. La novità dell'approccio dell'incisore vicentino si traduce in una obiettiva interpretazione della città, sia perché ricorre alle vedute, alla prospettiva per la messa in scena della sua città, ma è una visione che è aliena da ogni interpretazione ed esaltazione monumentale. Egli ritrae i vari palazzi uno di fianco all'altro, che siano nobili, borghesi o anche poveri, ma che coesistono, ognuno emana e trasmette il suo significato sociale e comunitario. Così Dall'Acqua, il suo allargare piazze, allineare strade, spostare palazzi, si rivela ancora oggi un interessante invito a non smettere mai di ripensare le nostre città per renderle più belle, funzionali e aperte.